come mi odiate, dai, vi divertite, raga, in realtà. Mi state divertendo un sacco. Come no? Come oddio no? Dai, vi state divertendo un botto, cosa dite? Oh. Bene, farò la guardia. Incredibile. Allora, se non avessi avuto il dubbio... Non dirmi che è tutto il video con lui che parla. Oddio. Che ci fosse qualcuno che si divertisse a spaventarci, sarei non casato di più a fare questa guardia. Perché nel frattempo, io ve lo dico, accendevo REM e menate varie. Cosa? Però sono onesto nel dirvi che sono un pochettino... teso, agitato, perché non è una bella situazione, soprattutto il tizio filmato con gli infrarossi. Erano infrarossi quelli? No, boh. Che bordello, raga. Qual era visione notturna, se non sbaglio? Mica sono infrarossi. Vic, però sappi che le prossime stagioni sono fatte un po' meglio in termini anche di attrezzatura, anche perché con il successo della prima si sono concesse più budget. No, vabbè, immagino. Vabbè, questa è una serie che dobbiamo vedere assolutamente tutta ormai. Eh sì, sono belli, ma allo stesso tempo sono un po' cringe, ma sono belli, dai, sono divertenti da vedere. Sono infrarossi, servono nella visione notturna? Non è un infrarossi, ah. Mia mamma mi scrive con i video che stiamo guardando un Natale da incubo. Ma non è vero. Come vi voglio, ma... No, dai, guardiamo questo e poi basta. Che stai riprendendo? Oh, io ogni tanto sento dei rumori. Meno male. Vuol dire che sei vivo. Una lotta contro il sonno. Ve lo giuro, non ce la faccio più. Anche bene che sboro tu. Sento dei rumori, ma potrebbero anche essere benissimo gli altri che stanno... La cosa che mi fa più paura è sentire Vic pronunciare dobbiamo vedere tutte le stagioni. Raga, possiamo fare una cosa? Quando io mi metto così, dovete dormire anche voi. Com'è con l'emote? Ah, con l'emote... Con l'emote di Django, quella che spamma Pedro. Ma ce ne sono altre? Quelle... Ah sì, questa. Questa qua. Vic Live Capodanno Zagato 24 su 24. Per me va bene. Chi c'è? Magari. Si stanno muovendo nel loro letto. Ma cosa sta dicendo? Non so se ce la faccio a resistere. Ma cosa? Boh, io non l'ho seguito. Scusa, ma non è inverno? Ah, ok. Dicevo, io non è inverno che dorme con la finestra aperta, ma letteralmente c'è una porta e poi un'altra porta dietro. Si è addormentato, mi sa. Ma poi come se fosse rimasto sveglio tipo per, boh, 24 ore. Invece, guarda, vi faccio vedere la porta perché secondo me entrerà. Boh, si è addormentato dopo tipo 2 ore che era sveglio. Paolo si è addormentato, la scelta non era quella giusta. Incredibile. Raga, sono le 6:30 del mattino. Io mi sono già cambiato perché non riuscivo più a dormire. Penso che tutti gli altri stiano ancora dormendo. Che ansia. Vabbè, visto che sono sveglio, voglio a sto punto fare un giro per la casa. Voglio cercare di capire come ha fatto quella persona ad entrare. Non so, cercare qualche indizio, non lo so. Tanto per essere qua nel letto. Ormai basta, cioè sono già sveglio da un'ora praticamente.
voglio neanche svegliare gli altri ragazzi. Ok, questa è la stanza dove è entrata questa persona. Possibile che alle 6 del mattino ci sia così tanta luce se è tipo inverno? Perché sono con i giubbini. Vabbè, magari non è inverno, è tipo autunno tardo. Perché c'hanno i giubbini pesanti. È entrata di qua. Ora voglio cercare di capire se questa porta è stata malmessa oppure no. Come fai a capirlo? Facendo questo? Quanto è vecchia sta porta, bella però, mi piace la chiave. Allora. Ah, cazzo. What the fuck is this? Ecco perché non si chiude. Quella roba lì impediva la chiusura della porta. Ah. Ora voglio fare una prova. Cioè, in teoria adesso. Se faccio così. Sembrava... E faccio così si chiude. Ah. Ecco cos'è stato usato. Visto che c'è la luce, in teoria. Ma è una cosa che veramente passa, funziona? Boh. Dovrebbe lasciare perlomeno le impronte. Quali impronte? Però, raga. Cioè, vi giuro che io. Ma anche se ci. Quali impronte? Di cosa sta parlando? Ma poi ci è passato sopra già lui. The fuck? Pronto, non ne vedo. Sembra figa quando giocavo a piccolo detective da piccola io, con le mie amiche. Allora, capiamo. Entra tra questa finestra. Ma come? No, comunque si vede che è veramente presto la mattina qua adesso. Vedete? Si vede. Come? Però no, secondo me non sono le 6. Perché qua è parecchio alto, eh. Cioè qua devo capire come è entrata e come è scesa. CSI featuring allora, Zagat. O ha usato una scala. Quindi devo ricordarmi di controllare lì sotto se ci sono i segni di una scala. Ah, una scala. Perché corde non credo. Cioè come fai a legare una corda qua e scendere e salire? Ma più altro come fai a toglierla una volta? Cioè, lo puoi fare, ma una volta che sei sceso la corda non c'è più. Cioè, la devi togliere, visto che la corda non c'è. Quindi come la togli? Buttarsi giù uno di sicuro. Ah sì, Zé? A meno che non abbia usato questo gancio. Che segni lascia una scala? Happy Jesus Birthday. Grazie mille esperimenti, lo apprezzo tantissimo. Auguri, fate gli auguri a Gesù ragazzi. Grazie, grazie di cuore. Corda con gancio ma puoi togliere un casino, ma infatti. Ok, però la corda, cioè devi toglierla, capito? È risalito per toglierla. Ma poi? È risalito per togliere la corda? E poi? Come è sceso dopo? Lanciando, cioè non ha senso, di nuovo siamo al punto di inizio, diciamo, no? Resistente. Però in che modo? Ci ho fatto passare la corda? In teoria loro dovrebbe avere i segni. Che segni? Eppure i segni non ce li ha. Cosa? Non lo so. Una cosa l'abbiamo scoperta. Qualcuno ha manomesso la porta. Utilizzando questo. Ok, quindi adesso... Voglio andare a vedere se ci sono segni, impronte, qualsiasi cosa, segni di scale, sotto. Qua nel dubbio chiudiamo. Oh. È Babbo Natale!
Ok. In teoria ho fatto abbastanza piano, non ho svegliato nessuno. Ok, vediamo i famosi segni allora, di scale. Alto è alto. Dubito che qualcuno si sia arrampicato con una corda. Cioè, raga. Vabbè, veramente... lo puoi fare con una corda, però... Puoi anche scendere, però ripeto, togliere la corda è difficile. È troppo alto. E poi come fai? A tirare una corda fin là sopra? E come fai a reggerti quella cosa? Quello secondo me ho usato no. Una scala. Ma scusa, la corda la fai girare intorno a questa parte qui? Qua la passi. Però anche lì, come fai a farlo se devi salire da sotto? Ah, lì sopra, è impossibile. Sopra. È Spider-Man! E come fai a reggerti quella cosa? Secondo me ho usato una scala. Ma se hai usato una scala... Dovrei vedere i segni, credo, per terra. Perché? Perché? O perlomeno qualche impronta, non so. Non credo. O segni della scala appoggiata. Ma poi è scappato con la scala? Cioè, letteralmente... What? Ma poi perché entrare da lì e non dalla porta, che ne so, al piano di sotto? What the fuck? Giata. Però da questo lato non c'è nulla. Sottobraccio sì. Qua ma con una anche. Scala alta 2-3 metri? Anzi, 4? Ma non credo. Stava pure in ciabatte, avete visto? Allora, qua... C'è un segno di una sorta di graffiatura. Vero. E chi abbia appoggiato la scala lì? Ok, l'altro pelo, l'altro pezzo, però... cioè si vede solo un pezzettino. Lì sul lato? C'è qualcosa. Però... Dire che quella è una scala. Qua c'è una sorta di grattatura. Qua idem. Però qua è impossibile che abbiano messo la scala. Sarebbe troppo dritto. Quindi che cazzo è? Eppure non può aver volato. Vabbè, d'altronde sei stato tu. Arrestatelo. Non so neanche io bene cosa stia cercando. Esatto, dovrebbe avere i piedi di gomma. Infatti la scala non... Cioè, poi magari la gomma non è proprio gomma, è plastica. Dipende, dipende dalla scala. Però aspetta. Non credo che... Zan zan zan. Quella porta è sempre stata chiusa. È sempre stata chiusa quella porta. Troverà una scala? Non l'ho scala, mai vista aperta. Quella parte di sotto. E ci sono dei segni? Come se avessero trascinato come la scala. Come se qualcuno avesse quasi corso. Ah. Forse si fa fatica a vedere, ma lì c'è tipo un solco. Come fai a capire da una cosa del genere che qualcuno ha corso? Però ci potrebbe essere qualcuno dentro in questo momento. Capisco l'impronta, però... Un jetpack. E CDGTA. Dai, Pivot. Vede la strisciata? Ok, ma... Ah! Ma vaffanculo te e i tuoi suoni di merda! La strisciata si vede se è strisciata, ma non se uno corre. Cioè, ok, si può capire che l'impronta che ti fa pensare al fatto che qualcuno ha corso, però... Non credo sia questo il caso. Se no non sarebbe solo una, ce ne sarebbero di più. Non lo so. Mandali su Discord, Ize. Avrò fatto col naso la strisciata. Guarda! Impossibile che abbia usato sto pennello per fare la scritta uccidetevi.
che era letteralmente sottile come non si sa che cosa. Zan zan zan. E vernice rossa. No, vai, davvero. È la stessa che hanno usato per la tavola Ouija. Foto, devi fare la foto. Ok, quindi? Finito, no! Che palle! Bisogna andare avanti, raga. Dobbiamo andare a vedere un altro.